svolgere. Dunque, ci dice un po' i numeri e i tempi di questa iniziativa in sinergia con la Regione? Sperimentalmente siamo già in operatività per verificare come utilizzare al meglio questi dispositivi, body cam e dash cam. Pensiamo di dotare la maggior parte dei mezzi di soccorso che sono impegnati sul territorio regionale a partire dal prossimo anno, dall'inizio del prossimo anno, dopo aver esperito una regolare gara per acquisire tutti questi dispositivi e soprattutto averli reperiti sul mercato, perché sono dispositivi che nascono quasi esclusivamente, anzi esclusivamente per attività di finalità della sicurezza, quindi per essere distribuiti alle forze di polizia in tutto il globo, peraltro. Quindi, diciamo, i numeri di questi dispositivi quali sono e quali saranno? Non meno di 800, con una distribuzione sia sui mezzi di soccorso di base, che sono le ambulanze, sia sui mezzi di soccorso avanzato. Quindi questo sarà uno strumento utile non solo per i soccorritori, ma anche per le persone che entreranno in ambulanza. È uno strumento decisamente utile con due finalità. La prima è quella della sicurezza, visto che le aggressioni sul personale sanitario o del soccorso sanitario in senso lato invece di diminuire aumentano. E la seconda è perché utilizzando la trasmissione di queste immagini e suoni dal territorio, i sanitari presenti nelle sale operative del soccorso del 118 sono sicuramente favoriti nel vedere e sentire che cosa succede sulla scena. Non solo quindi sulla scena di un'aggressione, ma anche evidentemente sulla situazione, sull'incolumità del paziente e quindi prendere anche delle decisioni su che tipo di terapia, e ovviamente questa terapia deve essere decisa esclusivamente da un medico che è nelle sale operative. Stiamo parlando, io ho ritenuto che le ambulanze, quando succede un fatto calamitoso di qualsiasi tipo, i primi che arrivano, prima delle forze dell'ordine, sono questi uomini e queste donne. E quando arrivano si trovano di fronte a situazioni che molte volte sono situazioni che è inutile immaginare quali possono essere, di gente alterata, di gente che sta male, che ha problemi, perché quando si chiama un'ambulanza è evidente che c'è un problema di questo tipo. Per cui ho ritenuto di dover, d'accordo con Areo e con il Presidente, il Vicepresidente della Giunta regionale, di stanziare più di un milione di euro per mettere delle telecamere dashcam e bodycam su questi mezzi, perché sia chiaro, le immagini fanno testimoni in maniera incontrovertibile che cosa sta succedendo.